serio. Ciao a tutti, hello everyone e bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo un video molto speciale perché abbiamo un ospite. E adesso Melissa, vieni qua. Oggi faremo un video assieme, faremo un piccolo Q&A di domande e speriamo che vi piaccia. Andiamo al video. Domanda numero 1. Quando vi siete conosciute? Allora, noi ci siamo conosciute a catechismo nel lontano, non mi ricordo neanche più quando. Beh, era in quarta elementare, terza elementare. Perché io avevo cominciato... Io ho iniziato dopo. Esatto. Quindi, ci siamo conosciute a catechismo, io sono arrivata come new entry, tutti molto felici e contenti, Alice un po' tranne meno. Io. Allora, all'inizio io non ti conoscevo molto bene, però mi ricordo che tu dovevi fare la comunione e noi l'avevamo già fatta l'anno prima e il nostro catechista voleva che tutti quanti partecipassimo alla tua comunione. Infatti all'inizio ho detto, ma secondo me resta un sacco antipatica perché mi ricordo che mi guardavi anche male. Oh, ma una locca. Solo perché non volevo venire alla tua comunione. Non volevo alzarmi presto. Dire che noi a catechismo eravamo delle persone bravissime, ci siamo conosciute, abbiamo fatto amicizia ed abbiamo iniziato a fare delle cose un po' strane, ovvero noi ci mettevamo a parlare durante le lezioni. E c'è il nostro catechismo che alla fine tipo ci diceva, ah ma voi che eravate così tranquille adesso siete diventate le peggiori, scatenate. Domanda numero 2, qual è il ricordo più bello che avete assieme? Allora, tanti. Sì. Tanti ricordi belli, anche perché ci conosciamo da così tanto tempo che abbiamo avuto molto tempo per costruire bei ricordi. Esatto. Ok. Praticamente secondo me il ricordo più bello che abbiamo noi è quando avevi organizzato questa festa a casa tua, che era tipo una festa di fine estate per prepararsi, no, alla desolazione di inizio anno. Che parte e mi ricordo esatto, e quella festa lì ci eravamo vestiti un sacco bene. Sì, perché cosa era molto tema musica, dovevamo vestirci tipo da cantanti. Io ho fatto Taylor Swift. E tu hai fatto Rihanna. Avevo fatto Rihanna, mi sa, sì. E praticamente in quella festa abbiamo fatto dei balli molto imbarazzanti, esatto, come al solito, e ci siamo divertiti un sacco. Poi a un certo punto sono partite tutte queste canzoni di musical a caso, e devo dire che a me all'inizio i musical non piacevano. E in quella festa lì mi si sono appiccicate tutte queste canzoni. E quello è solamente uno dei ricordi belli. Domanda numero 3. Descrivi l'altra persona in una sola parola. Allora, se dovessi descriverti Alice in una sola parola, ti descriverei come crazy, o anche ben detto loca, perché, no dai scherzo, comunque sei una persona molto solare e molto espansiva, da notare che devo dire una sola parola, ne sto dicendo già due, quindi sto già andando fuori. È impossibile descrivermi. Sì, ti descriverei come una persona solare. Grazie. Tu sei, allora, la prima parola che mi viene in mente anche per me è loca. Sì, no, sei decisamente pazza. Ah mio, era una parola. Stai già dicendo troppe. Volevo dirti che eri anche, cioè, carina e simpatica. Cioè, vabbè, quello lì già si sa, nel senso. Fuma canduma. Domanda numero 4, interessante. Come ti piacciono i capelli? Praticamente c'è da dire che io ho sempre avuto questa fissazione per i capelli lisci, ma con lisci io intendo che i capelli non devono essere gonfi. E il problema è che i miei capelli, essendo ricci, ogni volta che li stiro con la piastra diventano gonfi. E quindi, se c'è cosa che odio di più al mondo, sono i capelli gonfi. E quindi ogni volta io devo chiedere ad Alice se i miei capelli si sono gonfiati. Al mattino, quando andiamo a prendere il pullman, quindi alle 6, no, alle 7, no? Sì. Neanche ciao, ci diciamo ormai. I miei capelli! E io, ovviamente, estendo che ho i capelli lisci, però ne ho anche, cioè, non ne ho tantissimi, non sono molto spessi, allora sono sempre fissata sul fatto che li voglio avere più gonfi, ne voglio avere volume. Esatto. Allora al mattino stiamo... Praticamente ci sono io che me li schiaccio per evitare tutta la parte voluminosa e lei che se li tira. Spero che questo video vi sia piaciuto, vedete sul suo canale il prossimo video che faremo assieme e ci vedremo nel prossimo video.